gioiasport.com, il blog dello sport gioiese, il blog sportivo della tua città. Mister, una vittoria importantissima per il cammino dello Scalea in questo campionato. Ogni vittoria è importante, poi se fatta con un diretto concorrente, con una squadra come questa, è un campo infuocato, nel senso buono, un campo dove la tradizione è importante, quindi vale veramente doppio nei confronti di questa Gioiese. Secondo lei ha inciso l'espulsione nei primissimi minuti di Barillaro? Evidente che incide, giocare in 10 non è mai facile, anzi io pensavo che si potesse magari, tra virgolette, forse con molta presunzione vincere o segnare prima, non siamo riusciti, però dai, l'importante era far gol, l'importante era vincere la gara, ci siamo riusciti ed è innegabile dire che abbiamo anche approfittato di questa defaianza della squadra avversaria. Mister, nonostante la gara di Coppa di mercoledì non conclusa per i problemi noti a tutti, la sua squadra è sembrata in palla, quindi si pensava che venisse uno Scalea un pochino scaricato, invece ha disputato 90 minuti abbastanza intensi. Assolutamente no, perché questo per noi è il mestiere, per noi questo è il lavoro, cerchiamo nel nostro piccolo di fare professionisti, abbiamo subito caricato e scaricato le tossine per cercare di vincere. Oggi così come vogliamo fare tutte le domeniche, il problema è che quando ti riesce bene, quando non ti riesce. Ci crede nel primo posto, ormai pensa che l'obiettivo sia soltanto quello dei playoff? Guarda, abbiamo seri problemi di organico, oggi siamo venuti più a giocare da 17, quindi questo la dice lunga, gente che se n'è andata, gente che conosce. Penso che con la situazione societaria che c'è ad oggi non ci rinforzeremo. Quindi viva la giornata, cerco di dare il massimo, cerco di fare il possibile, di fare più punti da portare a casa e poi quello che verrà alla fine. Mister, per concludere, un suo commento sulla nuova Gioiese. Una squadra buona, una squadra molto fisica, nello stesso tempo molto rapida, buona individualità. Siamo stati anche fortunati perché abbiamo approfittato anche dell'infortunio, forse del ragazzo che era più in palla della Gioiese. Quindi dai, oggi ci è andata bene, andrà bene un'altra volta la Gioiese. Gioiasport.com, il blog dello sport gioiese, il blog sportivo della tua città.